Buongiorno ballerine e ballerini. Oggi per voi un'altra ricetta per ballerine. Oggi faremo un pane ai multicereali fatto in casa. Vediamo subito gli ingredienti necessari: 250 g di farina multicereali e 250 g di farina tipo 2, 400 ml di acqua, un po' di olio, quanto basta, dovete gestirvi voi in base all'impasto, sicuramente non più di un cucchiaio, 7 g di lievito fresco in panetto ed un cucchiaino di sale. Iniziamo subito con i nostri passaggi. Prendiamo una grande ciotola capiente, andiamo ad aggiungere l'acqua, mi raccomando dovrà essere tiepida, questo aiuterà a sciogliere meglio il lievito. Dopodiché andremo ad unire il lievito spezzettandolo piano piano con le nostre mani, andremo a amalgamarlo con l'acqua. Per far sì che il lievito si sciolga perfettamente vado ad utilizzare una frusta da cucina. A questo punto siamo pronti per aggiungere la farina. Potete anche scegliere diversi tipi di farine. Io a volte lo realizzo con la farina multicereale e basta, oppure con solo la farina integrale. Aggiungo la farina piano piano, insieme anche ad un pizzico di sale. Con un cucchiaino di sale non sarà eccessivamente salato il pane. Potete aggiungere l'olio. Possiamo andare a mescolare inizialmente con un cucchiaio per poi passare alla frusta che andrà ad eliminare eventuali grumi. Dopodiché invece passerò l'impasto a mano. Se vedete che il pane rimane ancora troppo liquido, allora in quel caso andate ad aggiungere altra farina. Se invece al contrario risulta troppo duro, allora a quel punto andate ad aggiungere un po' di acqua, sempre tiepida, mi raccomando. E andate avanti ad amalgamare tutto. Una volta che l'impasto ci sembra della giusta consistenza, andremo a riporlo nella bacinella dove l'abbiamo amalgamato e andremo a coprirlo con un asciugamano da cucina per farlo lievitare per ben 2 ore. Mi raccomando, mettetelo in un posto caldo a lievitare perché questo aiuterà il processo di lievitazione. Passate 2 ore dalla prima lievitazione, andremo a prendere il nostro pane e lo sposteremo nel contenitore che utilizzeremo per cuocerlo. Copriamo nuovamente con un panno e lo lasciamo riposare ancora per altre 2 ore. A questo punto, dopo 4 ore, lo spostiamo nel forno a 180 gradi per 40 minuti. Una volta pronto, lo possiamo togliere dal forno e possiamo affettarlo per servirlo ai nostri ospiti. Vi consiglio di sperimentare con anche farine differenti e scrivermi nei commenti qual è stato il vostro risultato. Iscriviti al canale se vuoi vedere altre ricette per ballerine e mi raccomando lascia un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!